Icone, sta sulla cresta dell'onda anche lui dal 92, è stato consigliere, assessore, sempre in maggioranza, e lui mi accusa di essere stato padre patrone, ma molte volte si confonde quella che può essere la gestione amministrativa o la capacità amministrativa o quella di porre in essere i provvedimenti che possono servire alla città per essere padre o padrone. Naturalmente se ci troviamo di fronte a persone che per loro è difficile interpretare o vedere un atto amministrativo, sicuramente ecco, portasse la definizione viene di essere un padre patrone. È un problema che non mi interessa nel modo più assoluto. Io mi ricordo che Picone ha amministrato con me, è stato assessore con me e me lo ricordo come assessore ai mercati, assessore all'annuno, assessore a quelle attività che a un certo momento potevano andare al di fuori di quelle che erano i problemi veri e efficienti per una città. Vorrei invitare Picone a lasciare fuori dalla nostra competizione elettorale persone che non c'entrano minimamente per la nostra azione politica o quantomeno non c'entrano nel modo più assoluto con le elezioni amministrative di 30 docenti. Sono delle persone che dovrebbero essere rispettate, dovrebbero essere rispettate anche perché hanno dato, in un certo modo hanno messo a disposizione la propria, diciamo, capacità, la propria amicizia, la propria forza di carattere politico per garantire a qualcuno di poter vivere serenamente, quindi di cercare di evitare gli attacchi verso persone che per quanto riguarda la nostra città stanno fuori da qualsiasi competizione e stanno lontane dalla mia lista, anche potendo dire che sono amici miei. Come vorrei anche ricordare, ma sommessamente con la massima, diciamo, umiltà, che la gente deve essere lasciata libera, la gente deve essere libera di candidarsi e deve essere libera di votare. Noi non ci permettiamo né mai daremo fastidio ai cittadini di Trento, ma rispetteremo nel modo più assoluto la libertà. Così come è contraddittorio quando accusa me che avrei avuto dei contrasti, avrei attaccato Ermo, tanti come Ermo, e che non ho nessuna difficoltà di dirlo perché è anche un fatto di carattere pubblico, ma era una questione di carattere squisitamente politica, amministrativa, di contrasti di una dialettica normale. Ma Picone poi lui stesso dice che lui ha avuto dei contrasti con Picone, con Pagano, ha avuto dei contrasti con Sagliocchi, che vuole tentare di minimizzare. I suoi sono normali, quelli degli altri sarebbero delle catastrofi oppure nascondono degli indugi. Voglio ricordare soltanto a Picone che lui voleva sciogliere Pagano il 19 ottobre del 2009, voleva la mia, diciamo, certezza per una sua investitura a sindaco. Io dissi di no e lui a un certo punto non firmò per lo scioglimento di Pagano. Quindi adesso tutto questo amore, tutta questa grande simbiosi tra Pagano, Sagliocchi, Picone, insomma, noi ci auguriamo che eventualmente non faranno altri problemi, non creano altri problemi per la nostra città. Mi preme anche dire che lui non ha mandato a casa nessuno perché io era padre padrone o quantomeno lui contestava la mia amministrazione. Lui firmò perché io dissi di no alla sua eventualmente investitura a sindaco. Quindi è totalmente falso quando dice che ha firmato, ha sciolto il consiglio comunale perché io ero un padrone. La verità è un'altra, è che sotto gli occhi di tutti, anzi posso anche dire che lo stesso Pagano e qualche altro amico Pellegrini mi chiamarono perché volevano ritirare la firma. Io all'epoca dissi no a Picone, forse oggi, forse sicuramente ho avuto ragione in quella sede e sicuramente oggi ne trarrò i benefici, perché tra la competizione tra me e Picone sicuramente i cittadini sceglieranno la mia persona.